Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi la sfida a cui vorrei partecipare quest'anno, che è la sfida dello scaffale strabordante. Ho guardato, in realtà è già da anni che guardo dei video su YouTube riguardo a questa sfida e mi sembra molto carina. Quest'anno in particolare l'ho trovata anche su Instagram e quindi ho deciso di partecipare anch'io. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un like e un commento, perché in questo modo mi aiutate a crescere e supportate il mio canale. Detto questo, di che cosa che cos'è questa sfida dello scaffale strabordante? Abbiamo un anno di tempo per leggere 30 libri che abbiamo già in libreria da un po' e che appunto stanno lì a prendere polvere, che vorremmo cercare di leggere entro la fine dell'anno. Non so se riuscirò entro il prossimo settembre, lo scopriremo l'anno prossimo quando farò il video aggiornamento di questa sfida. Comunque io ho scelto i miei libri. Alcuni li troverete chiusi nel cellophane, altri no, ma perché in questa casa c'è molta umidità, ve lo ripeto spesso, e quindi tendenzialmente io i libri cerco sempre di tenerli chiusi. Casomai per quelli chiusi nel cellophane vi metto poi una foto. Allora parto, non vi starò a dire le trame di tutti, vi lascerò poi link di ogni libro in modo che possiate andare a vedere la trama, il prezzo, le pagine, eccetera. Allora, il primo libro che vi mostro è l'Eneide di Didone, Marilu Olivia è l'autrice. Questo me l'aveva regalato Giulia del canale Kina Yoshimoto e vorrei tantissimo leggerlo. Io sono sempre stata un amante dei miti greci in particolare, ma in generale un po' di tutti i miti, e ho sentito parlare bene di questo libro e vorrei appunto leggerlo, quindi metto lui intanto nella sfida dello scaffale strabordante. Poi un libro che in realtà ce l'ho da poco, l'ho comprato da poco, quindi non è tanto che prende polvere, sarà 4-5 giorni, però ho voglia proprio di leggerlo, è Rosso, Bianco e Sangue Blu. Questo qua è un libro, un romance che, non lo so, mi incuriosiva. Abbiamo una storia gay da quello che ho capito, comunque ne ho sentito parlare bene, volevo leggerlo, fatemi sapere se l'avete letto. A me ispirava molto e l'ho preso. Poi un libro invece che ho comprato vari mesi fa è Il mistero della città dei gatti. È un libro piccolino edito Mondadori che volevo da tanti anni, l'ho acquistato e ancora non l'ho letto, me ne vergogno un po', casomai vi lascio la foto qua perché appunto è incartato e non vorrei poi accecarvi col riflesso. Comunque è una storia adatta ai bambini dagli 11 anni in su, quindi è una storia per bambini, ragazzini, però non lo so, mi incuriosiva molto e quindi vorrei leggerla entro la fine dell'anno. Ho acquistato, sempre riguardante miti greci, questo bellissimo libro che ho preso con gli sconti che c'erano della Burr, dell'edizione Classici Burr Deluxe Miti Greci. Io adoro questa collana della Burr, secondo me sono dei libri meravigliosi esteticamente. Il prezzo di copertina di questo era di 16 euro, quindi non hanno dei prezzi eccessivamente alti, e ci sono delle belle illustrazioni dentro ogni libro, delle belle copertine, sono veramente dei libri meravigliosi e questo vorrei leggerlo perché mi interessa molto. Vi farò sapere anche di questo cosa ne penso. Comunque si parla ovviamente dei miti greci. Un libro che vorrei leggere, anzi più libri, me li sono messi da parte, che vorrei leggere a ottobre, quindi per Halloween, autunno insomma. Allora abbiamo Giro di Vite, anche questo è vari mesi che ce l'ho, un librino piccolino, stavo quasi per iniziarlo, poi mi sono fatta un po' spaventare dalle recensioni, però in realtà a me continua a ispirarmi questo libro, quindi voglio leggerlo e vi farò poi sapere com'è. Vorrei appunto leggerlo per il periodo di Halloween. Altro libro da leggere per il periodo di Halloween è Sepolcro.
edito AB Editore, un'edizione molto bella, purtroppo non posso sfogliarvela perché è incartato, comunque un'edizione molto bella dove ci sono, troviamo una raccolta di racconti, il sottotitolo è O delle differenti forme di ritorno, quindi l'argomento più o meno è questo e io appunto me lo sono tenuto per leggerlo in questo periodo. Avevo letto anche Grimorio, sempre della stessa casa editrice, e non mi era piaciuto granché, nel senso bello, ma alcuni racconti non mi avevano entusiasmato per niente. Vediamo un po' come sarà Sepolcro. Poi vorrei leggere sempre per ottobre I Terrestri, edizioni EO. Questo è un libro, una specie di distopico, da quello che ho capito, molto pesante di contenuti, che però a me ispira moltissimo, e le recensioni che ho visto sono tutte positive, nonostante appunto questa storia veramente molto pesante a livelli di contenuti. Ultimo libro che ho messo in lista per ottobre è Horror Store, che è questo libro, dovrebbe essere appunto un horror ambientato all'IKEA, in una sorta di IKEA. Mi ispira tantissimo, mi piace anche proprio come è strutturato all'interno, abbiamo proprio come se fosse un catalogo dell'IKEA, e la storia mi sembra originale e quindi vorrei leggerlo per questo ottobre. Partiamo poi random con dei libri che vorrei leggere entro l'anno, ma che, a cui non ho dato una collocazione precisa nei vari mesi. Allora, vorrei leggere L'altra anima della città di Francesca Cappelli, che è un libro di un'autrice emergente, edito Nati per scrivere, ambientata mi sembra a Firenze se non sbaglio, e niente, mi ispira moltissimo, io ho la copia autografata con la dedica insomma dell'autrice e non vedo l'ora di leggerlo. Vorrei leggere anche Antea di Rebecca Mazzarella, un libro che anche questo mi ispira molto, che ho dovuto, questi libri in realtà di queste autrici mi ispirano tantissimo, vorrei un sacco leggerli, ma ho dovuto purtroppo metterli da parte per leggere le collaborazioni e quindi non c'è stato ancora modo di poter leggere questi, ma conto di farlo entro la fine dell'anno. Anche questo è un fantasy, ovviamente io ho messo in questa lista vari generi, però il fantasy è quello che mi piace di più sotto tutte le varie sfumature e quindi ne troverete di più. Un libro però che non è fantasy è La libertà delle foglie morte. Questo qua è un libro ambientato negli anni 30 in Germania, mi sembra, a Berlino, sì. E niente, ovviamente ci sono la storia principale è sulla persecuzione degli ebrei, non deve essere leggero di contenuti, ma è una storia che mi ispira moltissimo. Poi vorrei continuare a leggere la trilogia della Grishaverse. Io ho letto il primo libro, mi è piaciuto moltissimo, vorrei leggere anche il secondo e il terzo, quindi Assedio e Tempesta e Rovina Ascesa, perché vorrei concludere veramente questa trilogia, anche perché altrimenti mi scordo che cosa ho letto nel primo libro e vorrei assolutamente insomma leggerla, e poi casomai leggere anche Sei di Corvi, però quelli non ce l'ho, quindi vedremo. Un libro di un'autrice che a me piace moltissimo, Roberta Fierro, ho letto la sua dilogia, mi è piaciuta moltissimo, è L'eredità dello stregone, edito La ruota del tempo, un libro che adocchiavo da tantissimo e alla fine l'ho acquistato, non vedo l'ora di leggerlo. So che la scrittura di Roberta è una scrittura che a me piace moltissimo, molto scorrevole e coinvolgente, vediamo poi come sarà la storia. Ho acquistato e vorrei leggere due libri, il primo e il secondo volume, il terzo mi sembra uscirà verso dicembre, Fenix e la chiave di Tuta, abbiamo la gemma di Osiris che appunto è il primo volume, e poi Fenix e la chiave di Moses, il torneo di Un, non lo so, comunque questo è il secondo volume, sono editi Bookabook, sono dei fantasy, ne ho sentito parlare molto bene, veramente talmente tanto bene che alla fine li ho acquistati, ho acquistato anche il secondo volume, acquisterò poi anche il terzo una volta che uscirà, ma prima vorrei appunto leggere i primi due volumi. Poi un romance, Cercasi lieto fine, questo tra l'altro è di un'autrice livornese,
o comunque abita a Livorno. Anche qua abbiamo la dedica, non vedo l'ora di leggerlo, mi ispira molto, la copertina è molto molto carina e vi farò sapere presto. Poi, altri libri di autrici emergenti, no, uno, me ne è rimasto uno solo. Abbiamo Dark Academy di Sabrina Guaragno, anche questo è un libro che ce l'ho lì, me lo guardo e vorrei leggere, ma non ho tempo e vorrei trovare il tempo per leggerlo. È questo libro bellissimo che tra l'altro all'interno ha anche delle belle illustrazioni e vorrei leggerlo quanto prima. Poi vorrei leggere anche il secondo e il terzo volume delle streghe di Kathleen Hollow, e quindi Lo spirito della strega e Il cuore della strega. Ho letto il primo libro, mi è piaciuto molto, i libri mi sembra per adesso pubblicati in italiano sono 7 o 6, non ricordo, li vorrei tutti, però prima di continuare ad acquistarli vorrei almeno leggere questi altri due per capire se effettivamente andare avanti o no con questa saga. Sono libri che anche se fanno parte della stessa saga e hanno più o meno gli stessi protagonisti che si scambiano da un libro a un altro, sono libri autoconclusivi che possono essere letti in ordine sparso oppure anche solamente uno preso a caso dal mucchio e va benissimo lo stesso, però io vorrei leggerli tutti e in ordine ovviamente. Altro libro che voglio leggere da una vita è Orgoglio e pregiudizio e zombie. Allora, volevo leggere da un po', l'avevo messo in wishlist, ma che se ne frega, non volevo acquistarlo. È uscito il film su Amazon, l'ho guardato, è di una trashata incredibile, ma mi è piaciuto da morire e quindi ho detto no, via basta, devo acquistare il libro. Il libro non si trova in libreria, non so perché, c'è una copia nella libreria dietro casa mia, c'era, però costa sulle 14 euro mi sembra ed era sciupata la copia che era in libreria, quindi non l'ho acquistata lì. L'ho preso su Vinted a 1 euro, 2 euro, una roba del genere, è nuovo, veramente nuovo, messo meglio di quello che è in libreria qua dietro. Comunque, se vi interessa, sappiate che su internet è un po' difficile trovarlo, ma su Vinted sì, se volete la copia cartacea, quella digitale su Amazon si trova tranquillamente. Comunque, è ovviamente Orgoglio e pregiudizio, io non l'ho letto, mia sorella sì, e ha detto che effettivamente segue molto bene quella storia, quindi è Orgoglio e pregiudizio, ma all'interno abbiamo anche gli zombie, io adoro gli zombie. Trash, un libro trash, va preso come libro trash, ma niente, dovevo leggerlo. Poi ho un po' di libri di Mondadori. Allora, ho Voce del mare, uscito da non molto, ma che non ho ancora letto, sempre perché non ho avuto tempo per via delle collaborazioni. È il primo di una dilogia, trilogia, serie, non lo so, comunque non è un autoconclusivo. Volevo aspettare un pochino per leggerlo, per vedere se usciva anche il secondo in italiano. Comunque dovrebbe essere un retelling della Sirenetta, però con un miscuglio di cultura africana, quindi molto interessante per quanto mi riguarda. Poi abbiamo Le Impure, anche questo voglio leggerlo da tantissimo, mi ispira un sacco, ne ho sentito parlare bene, la trama mi piace, mi è stato anche consigliato da altre persone che l'hanno letto, è lì che mi guarda e ho una voglia di leggerlo pazzesca, poi ogni volta che li vedo questi libri io mi torna la voglia, quindi leggerò anche questo. Vedere 30 libri che ho in libreria che ancora non ho letto mi piange il cuore. Poi Wicked, anche questo libro che volevo da anni, questo è stato ripubblicato da Oscar Mondadori, ma all'inizio era già stato pubblicato tanti anni fa con il titolo di Strega o Streghe, la copertina era un po' diversa e io già volevo leggerlo al tempo, quando poi ho visto, poi non si trovava più, quando poi ho visto che la Mondadori l'aveva ripubblicato, l'ho subito acquistato e vorrei leggerlo. Qua si parla della strega dell'Ovest, infatti è Vita e opere della perfida strega dell'Ovest, curiosissima. Poi un Dark Academia che mi ispira tantissimo, però devo dire che non ho sentito
granché di recensioni, in realtà, cioè la Mondadori l'ha inviato a tutti gratis e poi di recensioni ne ho sentita una o due. Comunque, Catherine House è un appunto un Dark Academia, mi interessava tantissimo e l'ho voluto prendere. Vedremo poi com'è. Altro libro che ho visto inviato a Cani e Porci e poi di recensioni ne ho trovata tipo una o due, ma neanche, è Made for Love, è un distopico, non so se è un autoconclusivo o fa parte di una serie, casomai se voi lo sapete fatemelo sapere, ci dovrebbe essere anche un film o una serie TV su Now TV, vedrai, non lo so, anche questo mi ispirava molto e vedremo com'è. Non saprei dire, questo è stato preso un po' a scatola chiusa perché di recensioni sinceramente non ne ho viste. Poi un libro che vorrei leggere da tanto tempo è Felix Ever After, anche di questo invece ho sentito parlare molto bene. Il protagonista è un ragazzo trans, nero, e che non riesce, non ha ancora trovato l'amore e poi vabbè, succedono varie cose. Comunque, ho letto molte recensioni positive, ne ho trovate anche su YouTube molto buone e quindi l'ho acquistato e spero di leggerlo presto. Poi abbiamo questo libro che si chiama L'improbabile fuga di Uriah Heep. Boh, non lo so, io l'inglese non siamo dello stesso pianeta. Comunque, questo libro lo seguo in realtà da quando ancora non era pubblicato in italiano e per un semplice motivo, perché la storia è molto simile alla trilogia Cuore d'inchiostro che è qua, non so se la vedete. Comunque, la storia è veramente molto simile perché anche qua si parla di una persona che riesce a far uscire i personaggi dai libri, anche se poi la storia qua si sviluppa in modo diverso rispetto alla trilogia Mondo d'Inchiostro. Però appunto, siccome a me era piaciuta molto quella trilogia, ho pensato che anche questo libro potrebbe piacermi. È un bel mattoncino, scritto anche poi abbastanza fitto, però vedremo insomma di trovare il tempo per leggerlo. Ultimi due libri e poi ho finito: Dark e i fantasmi del parco, un libro che volevo da tanto tempo, mi ispirava moltissimo. Il protagonista, ovviamente, è un gatto che è stato abbandonato in un parco. È un fantasy anche questo. E niente, spero mi piaccia perché ho delle aspettative abbastanza alte su quel libro. E ultimo è Parte del tuo mondo, edito Giunti. E se Ariel non avesse sconfitto Ursula, quindi il libro è questo. E se vediamo, è il primo della serie che ho acquistato. Ci sono un po' tutte le fiabe della Disney. Comunque, intanto sono partita da questo qua. Vediamo un po' com'è. Spero sia carino. Comunque, per ragazzini, non so, ora l'età di lettura qua consigliata. Comunque, è per ragazzini. E niente, vi farò sapere. Ok, quindi questi sono i libri che io voglio inserire nella sfida dello scaffale. Strabordante, vediamo poi di fare un aggiornamento magari a metà del percorso e uno poi alla fine. Fatemi sapere se anche voi parteciperete a questa sfida, anche se non avete canali YouTube, blog, eccetera, oppure scrivetemi qua sotto quali sono i libri che avete da un po' nel vostro scaffale, nella vostra libreria e che per ora sono ancora lì a prendere polvere, ma che avete intenzione di leggere entro un annetto. Ok, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!